Le frazioni contano. Di questo si è parlato sabato 6 febbraio a Più Occhi, una puntata condotta da Laura Bonaldo, Pino Penzo e Piero Gallimberti. I cittadini delle frazioni contano e vogliono contare di più. Per la prima volta tutti i rappresentanti delle frazioni uniti per lanciare una sfida ai futuri amministratori locali per il rilancio di questi territori. Più Occhi e lo studio di Radio Clodia si sono così trasferiti nella sala parrocchiale di Sant'Anna per dare voce a questi cittadini che molto spesso vengono dimenticati. Sono così intervenuti Diego Boscolo, presidente comitato di Sant'Anna, Guido Mantovan di Cavanella, Giuliano Fiorindo di Valli e Piovini, Ortensio Clepaldi di Calino e Isola Verde, Davide Tiozzo di Cabianca e Capasqua, Valterino Baldin, coordinatore del comitato di tutte le frazioni. Le frazioni, ognuna con le sue peculiarità sociali, culturali e ambientali, rappresentano da questo punto di vista una risorsa particolarmente importante per il nostro territorio. Esse sono, in un delicato equilibrio fra tradizione e sviluppo, rappresentano comunità connotate da una precisa identità storica e al tempo stesso elementi strategici di uno sviluppo complessivo del territorio, che proprio nelle aree frazionali trova spesso condizioni ideali per una migliore qualità della vita e per la crescita di nuovi insediamenti e servizi. Perché le frazioni contano? Perché abbiamo il nostro territorio, perché siamo in tanti e perché vogliamo sentirsi cittadini di Chioggia a tutti gli effetti. Cioè, le frazioni contano perché? Perché vogliono essere propositivi nei riguardi dell'amministrazione per poter portare a casa qualcosa che riguardi il territorio, coinvolga i cittadini, che coinvolgono non solo la frazione di Sant'Anna, ma le frazioni nel suo complessivo. Le frazioni contano specialmente in questo periodo perché siamo in campagna elettorale, ma perché vogliamo essere parte integrante del comune di Chioggia. Le frazioni contano perché intanto si incontrano in maniera propositiva e da stimolo alle amministrazioni pubbliche che verranno. Le frazioni contano perché fanno parte del territorio di Chioggia e per tali devono essere salvaguardate. Le frazioni contano per far sentire i problemi delle frazioni a chi ci governa, all'amministrazione comunale. Per tutti questi motivi, il Comitato delle Frazioni ha chiesto a gran voce come impegno principale quello di garantire un quadro unitario di equilibri e sviluppo delle stesse, puntando sulla riqualifica di questi territori, sulla loro qualità urbana sotto il profilo abitativo, ambientale ed infrastrutturale, avendo sempre come punto di riferimento la qualità della vita di tutti i cittadini.